Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Siamo tornati finalmente su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione global. Ok, possiamo cominciare la guida. Ve l'avevo detto, l'avevo avvisato nel precedente video. Partiremo con una guida su Dokkan. Cercherò di dire tutte le cose possibili e immaginarie di questo gioco, per far sì che se uno ha appena iniziato il gioco, quindi non sa come muoversi qua dentro, questa guida è un aiuto in più per imparare. Allora, cos'è Dokkan Battle? Dokkan Battle è un gioco di carte collezionabili, se così possiamo chiamarlo. Oh, mi era una vita che volevo dire sta frase. Gioco di carte collezionabili. È qualcosa di così bello da dire. Gioco di carte collezionabili basato sul mondo di Dragon Ball. Ha degli aspetti che ricordano un po' Yu-Gi-Oh! Per dire che hai un mazzo di carte. Mettiamola così, perché sì, i PG sono delle carte. Fondamentalmente, certo, non devi usarne 40, qua ne bastano 6 per creare un team. C'è un leader, ci sono degli attacchi, difesa, vita, delle carte, cioè ogni carta ha delle caratteristiche uniche, mettiamola così, uniche. C'è chi fa più schifo, quelle che sono migliori, quelle che sono più versatili, quelle che sono più belle. Ci sono delle carte che sono veramente fatte e disegnate bene, bene, bene. Quindi, uno che inizia a giocare a Dragon Ball si trova in questa schermata. Cosa vediamo qui? Vabbè, il Goku che ci saluta, ci dice: benvenuto coglione, finalmente ti potrò rubare un po' di soldi, perché sì, questo è un gioco dove qualche sciopatina si fa. O se sei come me, comunque, qualche bella sciopata te la ruba, mettiamo così. Lui non ti dice di shoppare, ti fa sfigare così tanto che dici: no, io devo spendere soldi. Comunque abbiamo la versione che siamo arrivati alla 3.14.0, la vediamo in alto a sinistra. A destra, sempre in alto, troviamo il nostro ID, è un codice identificativo personale che, se avete la possibilità, segnatevelo perché potrebbe esservi utile. Sotto abbiamo le news. Cancellare le cache, non fatelo. Questo serve per quando. Allora, mettiamo così: voi avete un account, giusto? Già avviato. Giocate da 1 anno, 2 mesi. Vi comprate un telefono nuovo. Come fare a portare l'account vecchio nel telefono nuovo? Semplice, vi create un transfer code. Scaricate Dokkan Battle. Cos'è? Aspettate, cos'è un transfer code? È un codice con il tuo ID, quello che c'è scritto su in alto a destra, è una serie di lettere e numeri che sarebbe tipo una password per riprendere il vostro account, mettiamola così. Potete andare su questo menu che vi trovate, dov'è? Se riapre adesso, vabbè, ricaricherà tutto. Device transfer, enter transfer code, inserite l'ID vostro, la vostra password e avrete il vostro account nel telefono nuovo. Io dico sempre di un transfer call, salvatelo nel telefono perché non si sa mai. Telefoni che si spaccano, telefoni che non si accendono più. Quindi, siccome è un gioco un po' complicato da risolvere, cioè non da risolvere, da riavere, diciamo che un transfer code in più vi salva la vita. E vi ricordo che un transfer code una volta utilizzato non è più valido. Possiamo collegare anche tramite Facebook, ancora più semplice, non avremo problemi di transfer code. Scarichiamo Dokkan su un altro telefono e niente, entriamo con Facebook, abbiamo il nostro account sempre salvato e ottimizzato. Quindi noi clicchiamo e entriamo nel gioco. È un gioco che ti fa bestemmiare, ma che ti fa innamorare, nel senso ti prende. A me mi ha preso tanto, saranno 3 anni che gioco, 2 o 3 anni. Terzo anniversario, no, quasi, 2 anni e mezzo, perché era appena uscito sul Global. E tanta roba, tanta, tanta, tanta. Ti prende bene. E secondo me, sapete cos'è? Più non conosci questo gioco, e più ti prende. Cioè, io mi ricordo che all'inizio, quando lo iniziai, cioè, avevo sempre voglia di pullare, trovare PG nuovi, portarli a tour, cioè, tantissima bella cosa.
non so neanche come sto parlando, tantissime belle cose, va benissimo. Partiamo la guida in un modo assoluto, meraviglioso. Allora, questa è la schermata che abbiamo all'inizio del gioco. Certo non ci avremo questi personaggi. Forse tu sì. Bello come sei, inutile. Vediamo un po' com'è. Allora, come vedete, questo è il nostro team. Sono i personaggi che abbiamo selezionati in un team. Possiamo farli girare, andati indietro, possiamo farli vomitare se continuiamo a girare. In alto a destra, partiamo a sinistra, anzi, in alto a sinistra abbiamo il nostro rank. Cos'è il rank? Semplicemente il nostro livello. Partite dal livello 1, all'inizio è facilissimo salire, arrivate a livello 100 anche in un giorno potete arrivarci. Se in più beccate le quest con il rank maggiorato, per dire con il per 4 di esperienza ottenuta, salite che è una meraviglia. Di fianco abbiamo il nostro nome, il nostro nickname, che si può cambiare ogni volta che vogliamo, basta andare su, aspetta, faccio vedere, su menu, help, change nickname, possiamo cambiarlo quante volte vogliamo. Sotto abbiamo la barra di esperienza, un po' come nei Pokémon, che avevano la barra che quando si riempiva tutta il Pokémon saliva di livello, qui è uguale, stessa identica cosa. Sotto abbiamo sta, che non sta per sta minchia, come alcuni magari possono pensare, ma sta per stamina. Cos'è la stamina? È una barra, chiamiamola di energia, perché ogni evento, anzi il 90% degli eventi, che sia storia, che sia un evento particolare, chiede un'energia chiamata stamina. Ci sono quelli da 25, ci sono quelli da 50, anzi prima erano tutti da 50 ragazzi. Ed era veramente ingestibile perché facevi un evento e avevi finito l'energia. Con 25 c'è da 12, c'è da 7, c'è da 6. Certo che più è alto più è difficile, mettiamola così. Anche se ci sono degli eventi che sono a zero di stamina che sono molto più difficili. Ma li vedremo più avanti. Sotto abbiamo un timer. Come vedete adesso è 51, 50, 49. Finito il timer, è arrivato a zero, scatta una stamina in più. Quindi adesso ne ho 30. Finiti 40 secondi ne avrò 31. Quindi fate il conto di quanto ci vuole per ricaricarla tutta. Poi abbiamo sotto il Pilastrove. Cos'è il Pilastrove? Sono delle promo che secondo me non vale la pena mai shoppare. Forse questa è carina. A 10,99 euro è l'unica carina che ha messo perché non spenderei mai niente io qua dentro. Comunque sono degli oggetti che vi danno, dei ticket per pullare, niente di che. Sotto abbiamo le missioni. Siamo al centro della schermata. Abbiamo le missioni di Corin, di Kami, del Recaio, le speciali. Cosa danno le missioni? Danno PG. Questo qua che vedete come primo è molto importante, si chiama Elder Kai. Serve per potenziare il super attacco di un personaggio che poi andremo a vedere comunque come sono le carte. Oggi andiamo un'infarinatura del gioco. Comunque, se avete questi qua, teneteli perché sono come l'oro, ma neanche, forse di più, come i diamanti, perché non ne potete avere illimitati, servono sempre e sono difficili da avere. Non li trovate così per caso. Queste missioni vi danno stone, vi danno oggetti, vi danno personaggi, ve l'ho detto, tanta roba. Tutte danno missioni, tutte danno oggetti, quindi ne avete tantissime di missioni da fare. Anzi, poi abbiamo anche le Supreme Kai Mission. Sono delle missioni dentro la storia che possono darvi, diciamo così, spieghiamolo bene. Mi danno un personaggio, cioè voi completate queste missioni e vi danno, con gli oggetti che raccogliete potete comprare un personaggio forte, diciamolo subito che è forte. Qua invece abbiamo delle altre missioni dove danno altri tipi di oggetti e servono per potenziare alcuni PG. Danno duvolette che poi vi dirò per cosa serve. Sotto abbiamo ancora, sempre sotto a destra, le news, quindi tutti gli eventi in corso nel gioco. Abbiamo Gotex che è per Halloween, IPG Eza che
che sono, vabbè, dopo ve lo dirò. Tutti gli eventi, è uscito il nuovo Dokkan Festival di Vegeta e Jiren, che anche Jiren c'era già. Bel PG Vegeta, bel PG. Vedete, quello che succede sul gioco lo saprete tutto dalla pagina delle news. O se no basta che chiedete a me alla fine, vi dico tutto io, non è un problema. Tanto siete veramente in tanti che mi scrivete. Sotto abbiamo le gift, i regali. Vi danno medaglie, dragonstone, oggetti. Se la bandaglia è buona vi regala anche tante dragonstone. Che noi del Global stiamo ancora aspettando le 300 di Kefla, vero Global? Vero? Vero Bandai? Andiamo dall'altra parte, abbiamo il Dragoscherro. Allora, nella storia... Siamo già a 10 minuti di video, mio Dio. Nella storia ci sono degli eventi, anzi nel corso della storia ci saranno dei livelli in cui troverete le sfere del drago. Basta finirci sopra, quindi fate i conti giusti con i dadi. Basta finirci sopra che raccogliete la sfera del drago. Giustamente, logicamente, per evocare il Dragoscherro cosa dovete fare? Trovare tutte e 7 le sfere. Vi dà, anche qui vi danno Dragonstone, oggetti, medaglie per potenziare PG, tanta roba, tantissima. Quindi i desideri sono sempre quelli, ragazzi, non è che se ne fate uno dopo non c'è più. Per dire, il primo set sono da 7 desideri, prima o poi li farete tutti, quindi non vi preoccupate su quale scegliere, perché tanto dovete farli tutti. Sotto abbiamo il menu che avete visto prima, se volete cambiare la lingua, le opzioni. Qua dentro fate il transfer code su Create Transfer Code collegato tramite Facebook. E niente, questo siamo a posto. Qua vedete che ci sono due freccettine, faccio vedere dove clicco io. Si divide tra Quest, che sarebbe la storia di Dragon Ball, anzi la storia di Dragon Ball, la storia di Dokkan Battle, e sono 27 aree divise in stage. Vedete, alla fine dopo un po' le finirete tutti. Io me ne sono tenuti ancora qualche livello perché non voglio avere la storia finita dov'è. Sono sempre qualche dragostone in più. Però vedete, comunque ci sono delle missioni da fare per ottenere questo PG forte che vi ho detto. Niente, invece qua abbiamo gli eventi. Abbiamo la storia. Sono storia a tempo limitato. Abbiamo quella di Gotenks, bellissimo PG, l'artwork bellissimo. Squadraginio, vedete che comunque. Tipo questa è un po' che non tornava, comunque siamo contenti di riaverla. E qua anche qua, sempre missioni, sempre Dragonstone come premi. Cioè, Dragonstone all'inizio ce ne sono tante. Il problema è quando sei in un endgame, cioè in un livello in cui non hai più stonda a fare, gli diventa dura. Questi sono gli eventi di crescita. Niente di che. E qua arriviamo alla parte seria. Siamo alle challenge. Cosa sono le challenge? Sono i 25 stamina. Vabbè, questi 10, certo, ho preso proprio l'evento sbagliato. Eccolo qua. 25 stamina, difficoltà Super 2, 5 stelle. Vedete che la difficoltà è basata anche sulle stelle, come gli alberghi, anche se non c'entra un cazzo. Più difficile un evento e più stelle ci sono, giustamente, logicamente. Sono gli eventi per portare un PG nella sua forma trascendente. Allora, qua viene chiamata. Allora, ci sono. Anzi, forma trascendente, cioè noi lo diciamo tour. Perché vi dico tour? Andiamo a vedere un attimo una cosa, questo ve la spiego dopo. I PG vanno da N, R, SR, SSR, UR, LR. Pensate che le LR non c'erano neanche prima. Le N, le R, le SR sono carte che vabbè non servono a niente. L'SSR è un PG alla forma base. Con delle medaglie lo portiamo a UR. Per portarlo a tour, che sarebbe Transcendent Ultra Rare, mettiamola così, servono delle medaglie apposite. Avete visto l'evento prima di Vegeta Evo, giusto? Ok, quelle medaglie, quelle
quelle medaglie che ottenete lì dentro servono per portare a tour il Vegeta Evo. Poi abbiamo le carte più belle che sono le LR, che io per adesso non è che ne ho tantissime, però sono proprio le più belle. Questa è la più bella, ragazzi. C'è qualcosa di così fiero. Mai visto un Goku così figo. Quindi, prima schermata abbiamo vista. Abbiamo visto le carte come si dividono. Ora andiamo qua. Questa è la schermata del team. Abbiamo la sezione team. Cell, che non è il nostro Cell, ma è Cell vendere. Dove possiamo vendere PG, medaglie o delle statuette di Mr. Satan che servono per darti i soldi. Che non ho detto, aspettate ragazzi, non l'ho detto, perché in alto abbiamo la sezione dei soldi che mongono la guida. Già ci stiamo dimenticando le cose più importanti. Non abbiamo parlato delle Dragonstone. Le Dragonstone sono quella pietra lì arancione col numero 8. Quello è il motivo delle bestemmie su Dokkan Battle. È quella pietra il motivo. Perché sono difficili da fare, non sono limitate, cioè non sono illimitate. Dopo che hai finito la storia tutta, non puoi più averne sempre quanto cazzo ne vuoi. Ti fanno sculare, ti fanno bestemmiare in tutti i sensi, perché comunque servono loro per pullare i PG. E adesso andiamo a vedere dove. Diciamo che il gioco si concentra sulle Dragonstone. E quindi voi all'inizio, se partite con uno dei miei account, ne avete già 1000 in più. In confronto a un semplice account. Invece, se partite con un account normale che non volete spendere soldi, potete benissimo scaricarvi il gioco e in base al momento, perché non sono fisse le stone, come possono essere 2 o 3, possono essere anche 300, dipende dal momento in cui scaricate Dokkan Battle. Se però veramente volete un account contro coglioni per cominciare, sapete che scrivetemi. Anzi, sapete che potete scrivermi e non avete problemi. Quindi abbiamo la sezione team che, come vedete, clicchiamo dentro. Potete creare dei team a vostro piacimento. Certo, devono avere un senso per funzionare. Perché io volendo potrei mettere, non lo so, vediamo. Tutti a caso. Vedete, il team lo facciamo, ma non avrebbe senso. Anzi, forse il primo o il secondo, cioè Gogeta LR, Gogeta 4 e Gogeta Int sono i tre che possono star bene. Abbiamo la sezione Cell, che se volete vendere un personaggio che non vi serve, comunque vi dà dei soldi e lo vendete. Vediamo se c'è una statuetta da far vedere da vendere. Ecco qua, queste sono le statuette, vedete? Vi danno i soldi, voi vendete, non servono a niente, le vendete e vi danno i soldi, niente di più semplice. Training, abbiamo il training. Cosa serve il training? Un PG parte dal livello come questo, vedete? Livello 1 su 150. Con il training possiamo usare dei PG o degli oggetti di training, come vedete adesso, per farlo salire di livello. Un LR arriva fino al livello 150. Ci sono i PG Eza che hanno un Extreme Z Awaken, arrivano al livello 140, uno di questi. Vediamo se carica, ok. Vedete, 140. Poi abbiamo un PG Atur, arriva al livello 120. E questo è un Goku Atur. Abbiamo un PG invece Aur che diventa 100. Poi vabbè, gli SSR arrivano 80. Vediamo se c'è un SSR da farvi vedere, pronto. Ecco qua, vabbè. Questo è un SSR che non ho ancora potenziato. L'ho provato a URL e non l'ho ancora potenziato, però comunque a 80 arrivava. E questa sezione qua serve per allenare i PG. Abbiamo la Waken. Cosa fa la Waken? Se con quell'altro possiamo potenziarli qua, possiamo trasformarli. Quindi da SSR a UR, da UR a Tour, e come vedete se clicco qua per portarlo a Tour mi chiede le medaglie di Goku effettivamente, questo di Mikate, questi evento di Freezer, quindi ogni PG ti chiede delle medaglie necessarie.
sono quei PG che hanno le stesse medaglie, per dire che un esempio è questo. Le medaglie per fare a tour questo freezer sono le stesse che servono per fare a tour questo freezer. Piano piano imparerete le medaglie, poi comunque negli eventi c'è scritto, nelle descrizioni c'è scritto, non è un problema. Qua abbiamo gli items che abbiamo, quindi niente, le orb che vi spiegherò dopo cosa servono. Lista dei caratteri, cioè quindi dei PG. Questa è una parte importante, nel senso importante. È la guida di tutti i PG che abbiamo dentro al gioco. Possiamo anche scegliere come vederli. Questi sono quelli rilasciati, possiamo mettere i nostri. Sono quelli che abbiamo noi. Possiamo mettere la categoria, che vi spiegherò dopo cos'è. Questi sono tutti i PG. Questa è la carta più bella, ragazzi, non l'ho mai trovata. Mi piange ancora il cuore. Quindi abbiamo il Dock and Awaken, che la lista è Ite Potential. Cos'è un Ite Potential? Raggiunto il livello 50 e dopo aver fatto delle 6 missioni di un Goku che diventa Super Saiyan, che sarebbe, ve lo faccio vedere così se siete a livello 50 sapete già dove andare. Dovete essere a livello 50 e aver completato queste missioni. Dov'è? Queste 6 vi sblocca l'Iden. Cos'è l'Iden? Un PG può essere potenziato, mettiamolo così, interiormente. Faccio un esempio. Ok, questo da che è full ability. Cooler. Ok, lo portiamo a tour, ha delle statistiche basi che sono uguali per tutti. Noi così potremo potenziarlo al 55%, cioè fino a questo cuore qua. Neanche il cuore selezionato possiamo. Quindi fino a qua. Lo facciamo in tutte e quattro le zone, diventa a un 55% di potenziamento. E qui comunque con Cooler Fisico o con tutti i personaggi ce li abbiamo tutti. E voi chiederete, come sbloccare il resto da dopo il cuore, dopo il pugno? Serve trovare una copia dello stesso personaggio. Quindi da qui potete capire che io ho trovato 5 Cooler Fisici. Uno come carta e altre 4 da poter usare per sbloccare questi nodi. E fidatevi che cambia in statistiche, cambia in attacco, cambia in HP, cambia in tutto. Perché questo cooler, che comunque capite che è full ability dalla stellina in alto, non sarà mai uguale a uno per dire con una strada aperta o due strade aperte. Quindi capite che a volte trovare personaggi uguali ha i suoi vantaggi. Voi se trovate un personaggio uguale, datelo sempre in ability, sempre, 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 qualsiasi personaggio esso sia, sempre. Quindi io dico che comunque di qua, visto che siamo arrivati a questa parte, vediamo un po' con le carte come sono. Allora abbiamo la nostra carta nella sua immagine e questo cooler è veramente un figo. Sopra abbiamo la possibilità di metterlo come preferiti, quindi se per caso dovessimo venderlo, così non si può vendere. Abbiamo la... come chiamarlo? Il colore della carta? Vogliamo chiamarlo così? Abbiamo i fisici, cioè questo, ed è un extreme. Vi chiederete perché nel gioco di Dokkan Battle i PG buoni sono i super, perché ci sono extreme e super. I PG cattivi sono gli extreme, quindi niente di più semplice per capire se un PG è extreme o super. Ti rispondo dopo, bro. Abbiamo i fisici, gli STR, che sono rossi. Abbiamo i tech che sono verdi, gli AGL che sono gialli e azzurri. Abbiamo gli int che sono viola. E basta, sono 5. A destra abbiamo il nome della carta, quindi
Open the gates of hell, va bene, aprite le porte dell'inferno. Cooler Final Form, sotto, HP, attacco e difesa. Questo PG è potenziato e ha 5400 d'HP più, 5000 di attacco in più, 4600 di difesa in più. Perché? Perché è fatto in ability, è full ability per la stellina qua. Abbiamo il costo della carta, 58, quindi nel team non potete mettere carte che volete, ma dovete essere, anzi, dovete seguire un costo del mazzo, perché se il vostro costo attuale è di 154 non potete superare quel numero. Abbiamo una leader skill. Cos'è la leader skill? La leader skill non è nient'altro che l'abilità del personaggio se messo come capogruppo del team, chiamiamolo così. Quindi cosa fa Cooler? Lui dà un chi più 3, che sarebbero i chi sarebbero l'energia per lanciare anche le mosse, super mosse. Chi più 3, HP, attacco e difesa più un 120%. O ai super fisici, quindi anche ai buoni, chi più 1, attacco e difesa, HP più 50%. Quindi come si gioca Cooler da leader? Con i fisici. Se sono tutti extreme, meglio ancora. È un PG formidabile questo, veramente, ragazzi. È anni che è uscito ed è ancora oggi un bel PG. Certo, è stato sorpassato ormai, cioè, sono molti PG molto migliori, ma rimane comunque un top PG. Abbiamo il super attacco che adesso vedete come 10 su 10, ma comunque un attacco si può aumentare di livello perché voi partite da livello 1. Mi ricordate all'inizio delle missioni che ho detto che quei vecchietti servivano per l'SA, quindi per il super attacco? Ok. Ci sono dei PG che hanno la SA farmabile, noi diciamo SA, super attacco per sbrigarsi più velocemente diciamo SA. Così anche quando sentite SA da me, se sapete a cosa mi riferisco. Ci sono dei PG che hanno l'SA farmabile, cosa vuol dire? Che il super attacco potete portarlo dall'1 al 10 usando dei PG con lo stesso nome, per dire Cooler è un PG che ha l'SA farmabile. Ci sono dei cooler, che sia quello int, mi pare, che se portato a tour diventa un cooler final form. Ci sono dei cooler pure tech, che le pullate direttamente così SSR. Se voi li date in training a questo cooler, avete la possibilità che l'SA si alzi di un livello. Quindi non c'è bisogno neanche di usare gli Elder Kai, perché comunque ve l'ho detto, sono limitati, sono difficili da avere. E meno li usate per cavolate, meglio è. Abbiamo anche la descrizione del super attacco, perché ogni super attacco ha degli, come dire, delle abilità. Questo che causa immensi danni ai nemici e abbassa la difesa, quindi un debuffer. Abbiamo poi i buffer, che sono i PG che aumentano le statistiche del proprio di se stessi o di altri. Abbiamo gli healer, i sealer che vedremo più avanti, magari non, è per non confondervi. Comunque potete vedere anche i dettagli della mossa. Quanti ki servono per poterla lanciare, quindi 12 ki, una cosa normale. E qui vedete l'attivazione, vedete il depotential. Nel mio è al 100% perché ha la stellina. L'ho buildato in critico additional perché comunque questo PG deve far danni. L'additional serve per aumentare la percentuale che il vostro PG faccia un altro attacco. Quindi può capitare che ne attacca 3, 4, 5, dipende sempre dal personaggio. Mi è capitato anche 5 volte. Il critico lo dice il nome stesso. Serve per far più danni. Se Cooler, mettiamo caso in una nella sua forma migliore, dovesse togliermi 1 milione di danno. Se capita che manda il critico e toglie 1 milione e 4, 1 milione e 3 e sono sempre danni in più. Abbiamo l'evasione, vediamo se ci fa cliccare. Sì, ok. Potete anche leggerla comunque. Aumenta la percentuale che il vostro PG evada gli attacchi. Anche perché sono termini comunque semplici che si capiscono, quindi mi va pure bene. Quindi se un PG dovesse subire un attacco, se evade non lo becca. E a volte ti salva la vita questa cosa. Ma sappiate che ogni PG ha una sua build, una sua costruzione. Non fatele a caso. Non vanno fatte a caso.
abbiamo, vabbè, i link sono dei... Come spiegarlo? Vediamo così. In un team ci sono dei PG che linkano tra di loro, cioè hanno dei collegamenti. E questi collegamenti ti danno delle cose in più, magari un attacco del 10% o un chi più 2. Quindi per dire, noi usiamo Metamorphosis, vediamo i dettagli. Ti fa recuperare il 5% di HP, cioè quindi il 5% di vita, se nel team tu hai uno di questi personaggi vicino a Cooler. Linkando insieme ti danno un 5% di vita. Shocking Speed, che ti dà un chi più 2, se è messo in un turno con questi personaggi, niente di più difficile. Cosa abbiamo? Abbiamo il reverse. Allora, spieghiamolo bene. Noi possiamo portare un PG da SSR a UR a tour, giusto? O anche all'R. Fatelo sempre comunque. Cioè, quando potete, portate un PG a UR, a tour, eccetera. Facciamo un esempio con Cooler. Io trovo una carta di Cooler, ok? Lo porto a UR, lo porto a tour e sono a posto, quindi non ha stellina, non ha l'SA10, è pulito tranquillamente. Nel banner trovo un cooler fisico a SSR. Non posso darglielo a cooler per l'ability. Perché? Perché uno è a UR, l'altro è a TUR. Anche se hanno lo stesso nome, la carta è differente. Quindi cosa fare? Facciamo il reverse. Il reverse serve per portare indietro un PG. Per dire, da tour lo riportiamo a ur e viceversa, per poi non, cioè, per dire, per portare un PG a ur a tour servono 77 medaglie. Facendo il reverse non è che vi chiede ancora quelle medaglie lì, dovete rifare di nuovo, no, basta solo dopo cliccare su reverse Dokkan Awaken, per dire, io ho qua Gohan, anzi Goten, da tour l'ho portato a ur, l'ho portato a tour. Poi ho trovato una copia in più, ho dovuto portarlo indietro a UR, per poi adesso riportarlo a TUR. Vede che comunque da UR a TUR la carta cambia, quindi non è più quel Goten di prima, per quello non si può usare. E questo mi sembra di averlo spiegato. Abbiamo una sezione Summon. Qua è dove possiamo pullare i PG. Vedete? Cioè abbiamo il banner di Vegeta Evo. Abbiamo l'Extreme Z Awakened, che secondo me non vale la pena neanche pullarci una stone. Abbiamo questi ticket che potevamo comprare dall'inizio. Abbiamo una Legendary Summon. Qui possiamo pullare le LR. Ci sono tutte le LR del gioco. Bellissima roba, ragazzi. Trovarne è veramente tanta roba. Abbiamo un banner dove possiamo trovare solo gli STR. E diciamo che questi due PG, specialmente K, sono buoni. Abbiamo delle Friend Summon che sì, servono solo per darti medaglie. E queste tre carte, Mr. Satan che va dell'R, Great Saiyaman 1 e 2 che vanno dell'R, e Androidic che vanno dell'R. Queste non guardate, sono cose che vi danno in più ogni tanto. Andiamo nello shop. Qui è dove possiamo shoppare il mercato, diciamo così, mercato. Non alla Sicilia dove Fimbne, catate pesci e tutte che urlano, no, qua paghi e tirano subito le stone. Come vedete c'è l'offerta a 1,093 Dragonstone o 91 stone, 37 euro, diciamo che non sono prezzi proprio i migliori del gioco, diciamolo così. Vediamo come pullare un PG, vi faccio vedere. Andiamo a fare una singola su Vegeta. Vedete, comunque c'è il costo, 5 stone, 50 stone. Noi siccome ne abbiamo 8, andiamo a fare una singola. Parte la schermata, abbiamo il Ghost Goku che corre. Da qua possiamo già capire se sarà una bella carta o no. Però adesso ho i miei dubbi, quindi non mi faccio neanche prospettive.
Diciamo che mi sa che non è una bella carta. Infatti è un Go NSR. Inutile. Piplup, lo dici dopo. Lo shop l'abbiamo visto. Andiamo a vedere il Baba Shop. Non è nient'altro che un Baba. Sì, vabbè, dai. Che stupido che sono. Non è nient'altro che uno shop, quindi un negozio dove possiamo usare degli oggetti che prendiamo nel gioco e scambiarli per qualcosa di utile. Questi sono i Baba per poter scambiare queste medagliette in un PG per dire Great Saiyaman. Carino. Medagliette, tutto, tutto quello che vogliamo. Cambia una volta al giorno, se non di più. Poi abbiamo gli zeni. Con gli zeni possiamo comprare dei senso che sono quelli che ti danno la vita. Ghost Usher che sono sempre. Sono delle medaglie per portare tour da alcuni PG. Questi servono per potenziare Mr. Satan con la Fede Samurai LR. Ne servono tanti di questi. Ve lo dico già subito, ne servono tanti. Poi abbiamo le Treasure invece, che è l'ultimo oggetto, dove possiamo scambiare alcuni oggetti speciali. Qua abbiamo le Credible Gems. Abbiamo le verdure. Sì, perché c'è un evento che vi dà le verdure. Questa è la road, uno degli eventi più difficili del gioco. Se siete all'inizio, non ve la consiglio. Queste sono le medagliette del Battlefield, che se passate il Battlefield da queste potete ottenere Capitan Ginyu che va nell'R o direttamente un LR, cioè questa. Queste, vabbè, sapete che servono per portare a tour alcuni PG, quindi niente di che. Non costa neanche tanto. Super Mekai Stone. Vi ricordate quando nelle quest vi ho detto che avrebbero dato dei premi? Se compriva davanti la missione con gli obiettivi, ok, ottenete le Super Mekai Stone. Cosa servono? Servono solo per poter prendere Elder Kai. E prima di tutto Vegeta LR. È un LR free to play veramente forte, bellissima, non c'ho neanche da farvela vedere alla forma LR, quindi non posso. E veramente ne vale la pena. Cioè sono missioni un po' sì. Alcune sono difficili, per il resto tutte semplici. E fatele perché ne vale la pena veramente tanto. Ticket che compriamo, che non comprerò mai. Stone Blue, sì, vabbè, cosa dire di questi? Niente, sono dei ticket a pagamento per PG che non spenderò mai. Siamo a 30, 40 minuti di video, diciamo che così ci fermiamo. Abbiamo visto tutto. Primo gioco domani, o anzi, nel prossimo video vedremo come fare i team, come si sceglie un personaggio in base a che cosa si guarda, le categorie, vedremo un po' di roba in più. Diciamo che il nostro primo pezzo ce lo siamo guardati insieme. Spero di aver detto tutto, fatemi sapere nei commenti se manca qualcosa, cosa ne pensate, se è stata noiosa, un po' l'interesse ve l'ho attirato, fatemi sapere questo nei commenti.